cosa. Questo personaggio che vedete a schermo, questa persona è Isaac Newton, è il principale autore della la legge di gravitazione universale, cioè del, delle caratteristiche della forza di interazione fra qualsiasi coppia di oggetti dotati di massa. Lui ovviamente si è occupato dal punto di vista astronomico di questo problema ed è arrivato lui alla relazione f uguale g massa 1. Massa 2 fratto distanza al quadrato, la legge di gravitazione universale. G è il valore della costante di gravitazione universale. Il padre di questa legge è lui. C'è solo un problema: fino all'arrivo di questa relazione della forza a distanza fra i pianeti, che in qualche modo permetteva di spiegare attraverso le leggi della dinamica il particolare tipo di orbite seguite dai pianeti, in qualche modo di spiegare le leggi di Keplero, restava un dubbio fondamentale. Fino ad allora, quando si pensava di forza, si pensava essenzialmente di contatto tra oggetti, cioè le forze agivano per contatto. Forza nei, nei termini di spinta, e la spinta può essere esercitata soltanto attraverso il contatto fra oggetti. Questa è la visione del concetto di forza fino al XVII secolo. Ecco che viene fuori invece una forza. Che agisce senza contatto anche fra oggetti che si trovano molto distanti fra di loro. Pensate al Sole e alla Terra, che sono distanti la bellezza di 150 x 10 alla 6 chilometri. E allora si parla di forza a distanza, che però sfuggiva un po' alla comprensione. Lo stesso Newton, negli scritti che ci ha lasciato, pur dando in qualche modo per valida questa relazione perché spiegava perfettamente le leggi di Keplero e il moto dei pianeti. Eh, scrive che non, non era perfettamente convinto che le forze potessero agire senza contatto a distanza, gli sfuggiva un po' il meccanismo. Quindi, eh, resta l'idea che queste forze agissero a distanza in modo praticamente istantaneo per il semplice fatto che mh, corpi dotati di massa hanno la proprietà di interagire con una forza di questo tipo. Quest'idea rimane sostanzialmente valida, quella della forza istantanea a distanza, fino praticamente a al XIX secolo, dopo l'intervento di altri interpreti e soprattutto persone che si sono occupate dello studio di altri tipi di forze, le forze elettromagnetiche, qui faccio vedere un altro paio di ritratti. Quello al centro è Maxwell, James Clerk Maxwell. Ed è praticamente colui che ha unificato le leggi dell'elettromagnetismo in un'unica formulazione scrivendo quattro equazioni, quelle che oggi vengono chiamate equazioni di Maxwell. Invece il personaggio in alto a sinistra, almeno nella sua versione giovanile, è Michael Faraday. È il primo ideatore della descrizione del concetto di campo. Che cos'è il campo? Il campo è una sorta di tramite nell'interazione a distanza fra gli oggetti ed è proprio su questo che vogliamo intervenire parlando della gravità. Loro non si sono occupati direttamente di gravità, si sono occupati di forze elettromagnetiche, ma il concetto è simile. Allora torniamo all'idea dell'interazione fra corpi celesti. Qua supponiamo che ci sia il Sole, qua supponiamo che ci sia la Terra. Interazione a distanza, per il momento nella visione di Newton. Qui c'è la forza di interazione che il Sole riceve dalla Terra, e qui c'è la forza uguale e opposta che la Terra riceve dal Sole. Entrambe le forze sono direttamente proporzionali alle rispettive masse, inversamente proporzionali al quadrato della distanza. Chiamiamole forza e la sua opposta, f e meno f. Vi faccio una domanda, vediamo se troviamo una risposta accettabile. Supponiamo che all'improvviso, ipoteticamente, il Sole non c'è più. L'orbita della Terra, la sua orbita ellittica attorno al Sole, è legata essenzialmente al fatto che c'è la forza di interazione che il Sole esercita sulla Terra stessa. Supponiamo che il tracciato dell'orbita sia più o meno questo. La domanda che vi faccio è la seguente: se il Sole viene a mancare, dopo quanto tempo la Terra si accorge dell'assenza del Sole anziché seguire una traiettoria curva legata alla forza centripeta dovuta alla gravità? Va a seguire, in base alla prima legge della dinamica, una traiettoria perfettamente rettilinea, cioè prosegue il suo viaggio nello spazio a velocità costante legata al fatto che non c'è più alcuna forza che agisce su di essa. Secondo voi passo del tempo o avviene istantaneamente il processo? Il passaggio dalla traiettoria curvilinea ellittica alla traiettoria rettilinea. Il punto è questo: ai tempi di, di Maxwell, quindi almeno un paio di secoli dopo, eh, si era capito che la luce viaggiava a velocità finita, era un, ancora un po' di là da venire il fatto che la velocità della luce fosse un limite invalicabile anche per il movimento di qualsiasi altra cosa, ma questo concetto assolutamente era sconosciuto ai tempi di Newton. Nella visione di Newton le interazioni sono istantanee. Quindi, nella teoria di Newton, anche se lui stesso era insoddisfatto del suo livello di comprensione di come funzionava la gravità, è tutto sommato, in questo senso ha dimostrato un'intelligenza in qualche modo molto profonda, perché non aveva le risposte, ma aveva già formulato una domanda: cioè, ma siamo sicuri che la gravità funzioni veramente in questo modo, con una forza a distanza? La risposta nei tempi della sua vita è rimasta sconosciuta, la domanda è rimasta aperta. La risposta è arrivata secoli dopo. In effetti, anche se la sua risposta provvisoria è azione a distanza istantanea, non è così. Cioè, nella visione di Newton provvisoria, l'azione è a distanza, cioè alla scomparsa del Sole, la Terra dovrebbe proseguire istantaneamente di moto rettilineo uniforme per via della mancanza della forza a distanza dovuta al Sole. Nella realtà, nella visione odierna, il campo gravitazionale è un'entità fisica a sé stante che fa da tramite per l'interazione tra il Sole. E la terra se il sole viene a mancare lo spazio circostante ne risente in tempi finiti via via più lunghi quanto più grandi sono le distanze da percorrere in sostanza un'alterazione delle masse provoca una perturbazione dello spazio circostante che deve propagarsi e per arrivare a distanza della terra non può impiegare meno tempo di quanto ne impiega la stessa luce ad arrivare a terra quindi la risposta è se la del Sole venisse a mancare o se subisse una qualsiasi modifica, anche senza andare all'ipotesi fantascientifica di una sua istantanea sparizione, supponiamo che il Sole subisca una contrazione, un'alterazione della sua struttura o un cambiamento di forma. Questo provoca una perturbazione del, della gravità nelle zone circostanti. Questa perturbazione la verrà risentita dai pianeti tanto più in là nel tempo quanto più sono distanti.